Salve, buongiorno e benvenuti al nostro webinar sul piano triennale per l'informatica nella PA. Vedo che vi state collegando, questo webinar ha avuto molte iscrizioni, avete aderito numerosi per capire quali sono gli aggiornamenti della nuova edizione del piano triennale per l'informatica 2021. Io vi ricordo che questo è un webinar che si inserisce all'interno del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale nella pubblica amministrazione che Formez gestisce per conto di Agid e che in particolare questa è un'attività che ricade all'interno della linea 1 del progetto che è quella che si occupa della gestione per la transizione al digitale. Allora, vedo che state continuando a entrare nella stanza. Vi ricordo inoltre che questo è un ciclo di webinar, nel senso che questo è il primo di tre eventi e che vi verrà rilasciato l'attestato se parteciperete a due su tre dei nostri webinar. L'attestato lo riceverete direttamente sulla casella di posta elettronica che avete indicato al momento dell'iscrizione. Stamattina i nostri relatori sono di Agid e in particolare sono dell'ufficio che si occupa della redazione del piano triennale per l'informatica. Quindi avremo delle relazioni che vi introdurranno alla nuova versione del piano triennale, vi diranno qual è l'impostazione, la struttura, quali sono i contenuti. Ci sarà poi appunto un intervento in cui si dirà anche in comparazione con il piano triennale precedente qual è stata l'evoluzione, quali sono i cambiamenti. Si parlerà di monitoraggio del piano triennale e alla fine appunto ci sarà uno spazio dedicato anche alle vostre domande che vi prego di porre in chat nel momento in cui le sollecitano, appunto ve le solleciteranno i contenuti delle relazioni dei nostri esperti. Allora, io vi ricordo che facciamo appunto le date e i programmi le trovate sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti per partecipare, quindi troverete lì anche dei materiali. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando sempre alla pagina di Eventi PA. Io appunto coordinerò cercando di mantenere appunto i tempi questo evento. Vi ricordo che appunto ci sono altri due webinar, quindi se vi sembra che i contenuti non siano stati esauriti, abbiate pazienza perché appunto lo faremo le prossime volte. Allora, lascio la parola a Federica Ciampa che sostituisce nell'introduzione e nei saluti da parte di Agid Rosa Barrese che è la responsabile dell'ufficio per la redazione del piano triennale che stamattina non ha potuto partecipare a questo nostro evento. Federica, se mi senti, prova a parlare così ti do Buongiorno a la tutti, parola. ben Ok, trovati. ti sento bene, allora webinar. Benissimo, come diceva Patrizia, io sono Federica Ciampa e con i miei colleghi Stelio Pagnotta e Daniela Romano componiamo, insieme ad altri due, il gruppo di lavoro dell'ufficio del servizio redazione piano triennale e abbiamo, diciamo, la responsabilità e il coordinamento delle attività sia di redazione che di monitoraggio del piano stesso. E no, la novità, di cui parleremo oggi, ovviamente, è l'aggiornamento annuale previsto dal CAD del piano triennale per l'informatica nella PA. Questo documento, i contenuti che vi presentiamo, sono stati pubblicati da Agid, sono disponibili sul sito Agid nella sezione dedicata al piano triennale e pubblicazione che questa volta ha anticipato l'emanazione del DPCM previsto per la sua ufficialità dal momento che si è reso necessario un passaggio in Commissione europea. Legato soprattutto all'attuazione di quanto previsto e collegato nel piano triennale della strategia per il cloud.
Vi anticipo, vi do una notizia dell'ultima ora che proprio ieri abbiamo avuto la conferma che il periodo di cosiddetto standstill che la Commissione impone quando c'è questo tipo di verifica preliminare da parte dei tecnici di Bruxelles è terminato e quindi ufficialmente il piano triennale così come ve lo stiamo presentando e così come già pubblicato sul sito Agid sarà presto emanato formalmente e si sta già lavorando alla bozza del decreto del ministro delegato. Qui mi fermo e adesso andiamo a vedere insieme, appunto, partendo un po' dall'inizio della storia del piano triennale, quali sono le principali novità e le informazioni raccolte all'interno del piano 2021-2023. Passo la parola a Stelio Pagnotta. Ciao, grazie Federica. Buongiorno a tutti. Come ha detto Federica, sono Stelio Pagnotta, faccio parte del gruppo che cura la redazione del piano triennale, quindi sostanzialmente con i colleghi ci occupiamo di seguire per diciamo, il coordinamento di questa attività. Come anticipato Federica, in questa prima parte un po' qual è diciamo, il contesto in cui si inserisce uno strumento come il piano triennale. Chiaramente il primo riferimento che dobbiamo fare è un riferimento normativo. Il piano triennale ha un fondamento normativo nell'articolo 14 bis del codice dell'amministrazione digitale che tra le funzioni di Agid prevede quella di redazione e successiva verifica dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Cosa deve contenere il piano triennale? Deve fissare gli obiettivi e individuare i principali interventi di sviluppo dei sistemi informativi della pubblica amministrazione. Quindi diciamo che già in questo articolo 14 bis possiamo rinvenire alcuni elementi che poi andremo ad approfondire nel corso di queste 3 giornate. Quindi da un lato la redazione del documento in senso stretto, dall'altro tutte le attività che sono in qualche modo connesse a verificarne l'attuazione verificare l'attuazione del piano stesso. Da questo punto di vista, ovviamente si fa anche riferimento alla parte temporale, quindi abbiamo un piano triennale che viene però aggiornato poi annualmente, quindi con delle release e con degli aggiornamenti con delle release e con degli aggiornamenti annuali. Ovviamente, oltre al riferimento, diciamo, questo ci permette di dire che il piano triennale è un documento che guida operativamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Se avete a mente quella che è l'attuale struttura del documento, vedete com'è. È chiaro che il documento è fatto per obiettivi, per risultati attesi, e per linee d'azione. Quindi sono presenti delle vere e proprie checklist, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni centrali che locali, sia per quanto riguarda i soggetti istituzionali deputati all'attuazione del piano. Quindi, partendo da quello che è il contesto normativo, faccio un veloce passaggio sul contesto strategico. Sono partito chiaramente da le prime primi, primi riferimenti all'agenda digitale italiana, passando per strategia per la crescita digitale, che chiaramente è stata molto importante come riferimento nel momento in cui è stato adottato il primo piano triennale, la prima edizione del piano triennale così intesa. Per arrivare poi chiaramente alle versioni più recenti del piano triennale, su cui hanno molto inciso le relative strategie adottate dai ministri. Chiaramente è evidente come negli ultimi anni il fatto che ci sia un ministro delegato alla trasformazione digitale, all'innovazione,
sia un elemento che ha dato una forte spinta all'accelerazione della trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, ovviamente, nel momento in cui c'è un documento strategico, il piano triennale rappresenta quell'elemento che può in qualche modo mettere a terra quanto detto nella strategia. Il piano triennale 2020-2022 ha fatto questo con la strategia per l'innovazione tecnologica adottata dall'allora ministro Pisano, così come nel momento in cui abbiamo lavorato alla redazione di questo aggiornamento del piano triennale, abbiamo chiaramente tenuto a mente quanto previsto nella strategia dell'attuale ministro per l'innovazione Italia Digitale 2020, Italia Digitale 2026. E da questo punto di vista, se vedete quelli che sono i punti elenco e quindi i cinque punti della strategia 2020-2026, vi rendete conto di come siano tutti elementi che nel piano triennale sono fortemente messi in evidenza. Ora, ad eccezione del tema della banda ultralarga, che chiaramente viene trattato in una specifica strategia ad hoc, ma se pensate al tema dell'identità digitale, è ampiamente trattato all'interno del capitolo piattaforme. Anzi, da questo punto di vista si può mettere in evidenza come proprio il tema di favorire l'utilizzo dell'identità digitale trova pieno riflesso nel piano triennale, dove uno degli indicatori che viene misurato è proprio quello delle autenticazioni, che nel 2021 sono cresciute tantissimo. Stesso dicasi per il tema delle competenze digitali, che è ampiamente trattato nella parte dedicata alla governance del piano triennale, sia con riferimenti chiaramente a progetti molto importanti da questo punto di vista. Pensiamo a Repubblica Digitale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, o pensiamo al progetto Competenze Digitali per la PA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Tra l'altro, questo ci permette anche di evidenziare come appunto il piano non è il piano AGID ha il compito istituzionale di scrivere il piano, ma è chiaro che la redazione del piano coinvolge una serie di attori istituzionali, la maggior parte degli attori, diciamo una redazione allargata il più possibile a tutti gli attori istituzionali coinvolti in questo processo di trasformazione digitale, quindi il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Pago PA, il Dipartimento della Funzione Pubblica, altri ministeri, e comunque tutti quei soggetti istituzionali che hanno in mano alcuni dei progetti cardine della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Vado veloce sugli altri due punti. Ovviamente il tema del cloud è ampiamente affrontato all'interno del capitolo 4 e tra l'altro da questo punto di vista il capitolo è pienamente allineato alla nuova strategia cloud adottata negli scorsi mesi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, così come il primo capitolo è diciamo, dedicato al tema dei servizi pubblici, quindi accessibilità, usabilità, diffusione dei modelli standard. Quindi, come vedete, c'è piena rispondenza tra uno strumento che è attuativo come quello del piano triennale e l'elemento strategico di riferimento. Vado ancora un po' più nel dettaglio sul piano triennale e ormai probabilmente avrete imparato a conoscerlo. Il modello di riferimento su cui si fonda il piano triennale è quello con costituito da questi quattro layer orizzontali, quindi servizi, dati, piattaforme e infrastrutture, che poi corrispondono a quattro capitoli del piano triennale, a due layer trasversali. Sono posti trasversalmente perché chiaramente incidono in maniera rilevante anche su altri punti del piano triennale, e c'è poi l'elemento della governance. Naturalmente è importante sottolineare come questo modello, che è estremamente consolidato, chiaramente, poi lo vedremo nel corso del webinar e anche nel corso del prossimo webinar, può rappresentare un importante punto di riferimento anche per le pubbliche amministrazioni che sono alle prese con la redazione del loro piano ICT. Da questo punto di vista, quindi, come arriviamo al piano 2021-2023? Come ho detto, oggi abbiamo una struttura che è tendenzialmente consolidata. Quindi il piano triennale 2021-2023 ha mantenuto
struttura della precedente edizione. Si focalizza in maniera particolare sulle azioni e sul monitoraggio dei risultati. Naturalmente per arrivare a questa struttura è stato necessario un percorso anche, diciamo, non lunghissimo, ma è chiaro che se avete a mente il primo piano triennale, quello 2017-2019, era molto in parte diverso nell'impostazione, ma perché chiaramente era necessario introdurre gli elementi che costituivano il modello, era necessario porre le basi in qualche modo per far sì che questo strumento potesse essere conosciuto tra le alle amministrazioni. Un passo avanti è stato fatto con il piano triennale 2019-2021, proprio nell'ottica di favorire la disseminazione di questo modello. Si arriva poi con il piano triennale 2020-2022 ad una struttura molto semplificata. Più avanti poi chiaramente Federica ve la mostrerà nel dettaglio, però è una struttura in cui c'è una forte evidenza alle azioni che sia i soggetti istituzionali, quindi AGID, il Dipartimento, PagoPA e così via, che le pubbliche amministrazioni centrali e locali devono porre in essere. Ogni capitolo si compone di vere e proprie, potremmo definirle roadmap, potremmo definirle checklist, in cui, che sono anche di semplice consultazione per le amministrazioni rispetto alle attività da porre in essere. E l'obiettivo era proprio in qualche modo quello, semplificare la struttura e rendere il piano sempre più operativo e sempre di più facile consultazione per le pubbliche amministrazioni. Quindi nel 2021 2020, con l'edizione 2021-2023, che in alcuni incontri, in alcuni eventi è stata definita come una minor release, in realtà l'aspetto importante da sottolineare è che abbiamo forse per la prima volta realmente consolidato la struttura, quindi ora abbiamo una struttura su cui è possibile chiaramente lavorare e che possiamo anche in qualche modo mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni, nel senso che poi, come dicevo, lo vedremo soprattutto nel corso del prossimo webinar questo, chiaramente l'obiettivo è quello di consolidare un modello e di renderlo il più possibile diffuso, e questo può semplificare sia nella parte di redazione che nella parte di monitoraggio. Ho fatto alcuni, diciamo, passaggi sulla strategia adottata dal ministro. Chiaramente, dal punto di vista strategico, le due principali novità che hanno inciso sulla redazione dell'attuale piano triennale sono, da un lato, il PNRR, dall'altro, lo vedrete nella slide successiva, il tema della vigilanza. Chiaramente tutti sapete, non c'è bisogno che mi dilungo, che molti dei fondi del PNRR sono dedicati al tema della digitalizzazione. Da questo punto di vista, il piano triennale, tenete conto che la redazione del piano triennale è in qualche modo coincisa con la parte di messa a terra di molti dei progetti del PNRR. Quindi diciamo che già in questo primo piano in questo aggiornamento del piano triennale è stato fatto un primo sforzo per collegare il piano triennale a progetti del PNRR. Quindi all'interno del primo capitolo, quello sui servizi, è stato introdotto ad esempio il tema del Single Digital Gateway, che non era presente nei piani precedenti e che è un progetto che ha una roadmap specifica prevista dal PNRR. Oppure, se pensiamo alla PDND, alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, sia nel capitolo piattaforme che nel capitolo interoperabilità, i target e le azioni sono allineate rispetto a quanto previsto dal PNRR, così come è accaduto ad esempio per il tema delle infrastrutture, quindi per quanto attiene al cloud. Ovviamente in linea prospettica si proseguirà su questa strada e il piano triennale diventerà in qualche modo uno strumento che aiuterà anche le pubbliche amministrazioni a leggere quelli che sono le azioni e gli obiettivi di digitalizzazione che caratterizzeranno i prossimi anni. E il secondo elemento di novità con cui ci siamo, tra virgolette, scontrati nel momento in cui abbiamo dato vita a questo aggiornamento del piano triennale è stato il tema della vigilanza.
Proprio mentre era in corso la redazione del piano triennale sono intervenute le modifiche al codice dell'amministrazione digitale con l'introduzione dell'articolo 18 bis, quindi quello relativo alla violazione degli obblighi di transizione digitale. Ovviamente, diciamo, abbiamo iniziato ad introdurre il tema, poi dopo la pubblicazione del piano triennale è stato anche pubblicato lo specifico regolamento che disciplina tutta l'attività che è disponibile sul sito Agide, che quindi potete consultare nel dettaglio. L'idea comunque è quella di andare verso un modello di vigilanza, diciamo, collaborativa e soprattutto l'idea è quella di nei prossimi aggiornamenti di valutare sempre più diciamo, l'inserimento di risultati attesi o di azioni per specifiche categorie che possano in qualche modo anche supportare questa attività. Quindi diciamo che come ho provato a raccontarvi in questa parte di intervento, il piano triennale è uno strumento molto operativo, contiene indicazioni molto operative, ma che sono pienamente rispondenti a quelle che sono le novità strategiche che ruotano intorno al piano triennale. E ovviamente in questa fase le principali novità, chiaramente anche questa edizione del piano triennale, inizia ad allinearsi a queste novità come appunto PNRR, strategia adottata dall'attuale ministro e come il tema della vigilanza. Io ripasso la palla a Federica, che a questo punto andrà un po' più, diciamo, nel dettaglio della struttura e dei contenuti, di questo piano, evidenziandone anche chiaramente le principali novità, più nel dettaglio rispetto a quanto ho fatto io in questa parte introduttiva. Bene, grazie Stelio e proseguiamo questa carrellata, diciamo, su, appunto, come diceva Stelio, struttura e principali contenuti del piano, in modo da fornirvi una sorta di guida alla lettura, del documento stesso. Come appunto aveva anticipato il collega Stelio Pagnotta, l'aggiornamento, il piano triennale 2021-2023, e possiamo dire finalmente anche per noi e per tutti voi, mantenuto la stessa fisionomia dell'edizione precedente, della 2020-2022. Quindi si è trattato di un aggiornamento annuale di un piano triennale, che è, diciamo, l'obiettivo a cui puntavamo fin dalla prima edizione. Poi, come tutti voi potete immaginare, ma in parte già sapete, è chiaro che le edizioni precedenti del piano triennale hanno dovuto, diciamo, assorbire e in qualche modo consolidare dei cambiamenti di governance nel digitale, importanti cambiamenti di governance che ci sono stati a livello politico. Siamo contenti che questa volta si sia potuto fare un aggiornamento, seppur in un momento di grande fermento, perché il periodo di lavorazione di questo aggiornamento, come si diceva prima, ha coinciso con, da una parte, l'avvio, concreto, diciamo, di definizione progettuale degli interventi del PNRR, e dall'altro con le ultimissime modifiche introdotte nel CAD che hanno e avranno, soprattutto nel futuro, un impatto anche sul piano triennale. Quindi, questo per dire cosa? Che la struttura che si presenta, che, insomma, che del documento si presenta come una replica di quella del documento precedente, quindi c'è una parte iniziale, che insieme all'executive summary, che serve un po', diciamo, a fare da cornice, a contestualizzare le novità e il punto a cui si è arrivati rispetto all'edizione precedente, declina i principi guida e gli obiettivi strategici di alto livello che guidano poi la realizzazione del piano stesso.
La parte centrale, il suo cosiddetto corpo centrale del piano, che è quella dedicata a tutte le componenti tecnologiche che vi sono state prima illustrate, no? Le componenti della mappa, del modello di evoluzione del sistema informativo pubblico. E quindi c'è un capitolo che, come ben sapete, è dedicato a ciascuna di queste componenti, quindi i servizi, i dati, le piattaforme, le infrastrutture, l'interoperabilità e la sicurezza informatica. La terza parte è dedicata, come sempre, alla governance. Alla governance e a tutti gli strumenti collegati ad essa. Ed è quindi la parte dedicata alle cosiddette componenti non tecnologiche del piano. Quindi, in buona sostanza, questa è la struttura del piano 21-23, con i capitoli così come ve li ho indicati. Rispetto alla governance, è stato forse l'unico vero cambio di struttura del documento. Trovate una diversa collocazione di alcuni degli strumenti. Abbiamo cercato per rendere anche il documento più chiaro e più utile, diciamo, la comprensione per tutti, di isolare alcune componenti più propriamente di governance e raccogliere le altre, comprese per esempio la formazione, di cui fa parte anche questo evento, tra le leve per l'innovazione. E la parte di governance si conclude come sempre con un capitolo che riassume dal punto di vista delle amministrazioni che dovranno seguire le indicazioni contenute nel piano, con una sorta di agenda annuale degli impegni e delle scadenze. Chiaramente, insomma, come diceva anche Patrizia all'inizio, io non mi interrompo durante la presentazione, ma se avete delle domande e ce le segnalate in chat, poi avremo tempo e modo di rispondervi. Come sono strutturati i capitoli del piano triennale? Questo, insomma, è per guidare la lettura dei capitoli stessi, che hanno ormai assunto e consolidato una certa snellezza, che pensiamo possa essere il modo migliore poi per noi, per gestire poi i rolling annuali del piano e anche per chi lo deve poi metabolizzare. Ogni capitolo, quindi sto parlando della parte, cioè del corpo centrale e della parte di governance, ogni capitolo delle componenti, sia tecnologiche che non tecnologiche, del piano, prevede una breve introduzione dell'ambito di intervento relativo a quella componente, per il quale quindi sono stati poi, vengono poi declinati gli obiettivi, i risultati e le linee di azione. E si usa questo spazio, questa introduzione, anche per aggiornare, raccordare l'edizione attuale del piano con la precedente. C'è un paragrafo dedicato al contesto normativo e strategico, in maniera molto, molto sintetica vengono riportati i principali riferimenti, sia normativi sia strategici, con dei link permanenti, con degli hyperlink permanenti, in modo che rimangano sempre link che ovviamente nella versione online del piano possano essere disponibili. Il cuore di ciascun capitolo è poi composto dai paragrafi sugli obiettivi e sulle roadmap. Allora, obiettivi e risultati attesi. Come avrete già visto nell'edizione 2020-2022, nel piano triennale è stato inserito un sistema di indicatori di risultato. Quindi per ogni obiettivo contenuto in ciascun capitolo, normalmente gli obiettivi sono 1, 2, massimo 3 per capitolo, per ciascuno di questi obiettivi sono stati definiti nella precedente edizione del piano e in questa sono stati aggiornati un set minimo di indicatori chiamati risultati attesi, rispetto ai quali viene è previsto che ciascun aggiornamento del piano individui
dei target annuali per il periodo di riferimento. Quindi nel 2020-2022 per ciascuno di questi indicatori erano stati individuati tre target, target 2020, target 2021, target 2022. Nella nuova edizione del piano viene esposto il risultato, il monitoraggio eseguito sul target 2020, vengono ripresi e in pochi casi, devo dire, riallineati i target già esposti per il 2021 e per il 2022, e in coda è stato ovviamente individuato il target per il 2023, in modo da andare a chiudere il triennio. Per quanto riguarda su questi aspetti di monitoraggio, diciamo, vado adesso un po' veloce, ma ci torneremo poi a conclusione della nostra mattinata insieme. Questo per quanto riguarda quindi la misurazione dei risultati, no? Quindi il livello di avvicinamento o di conseguimento degli obiettivi attesi. Per quanto riguarda l'operativamente l'attuazione del piano da parte sia dei soggetti istituzionali che di tutte le altre PA coinvolte, è dedicata alla seconda parte di ciascun capitolo, dove viene declinata la roadmap delle linee di azione cosiddette istituzionali, cioè linee di azione che fanno capo ad Agid, principalmente al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ma anche ad altri soggetti istituzionali responsabili di parti grandi del processo di trasformazione. In relazione quindi a ciascun obiettivo, che succede? Vengono declinate per il triennio di riferimento le linee di azione. Le singole linee di azione hanno una loro durata, una loro scadenza e l'individuazione dell'owner di quell'attività. Questa è sempre stata la logica con cui è stato costruito il piano triennale fin dalla prima edizione. La novità del 2021-2023, che appunto essendo già stato definito nella precedente edizione ormai a regime, diciamo, il sistema di monitoraggio del piano, anche qui è disponibile all'interno del documento stesso il SAL, quindi lo stato avanzamento lavori, delle azioni del precedente piano che si sono concluse, in modo da vedere come dire, una certa facilità la continuità. Laddove si è dovuti intervenire con integrazioni o modifiche alla pianificazione passata, cioè quella del piano triennale 2020-2022, è stato creato in un documento a parte, altrimenti insomma la lettura non sarebbe stata particolarmente agevole, che è già stato anche questo pubblicato nella sezione del sito Agid dedicata al piano triennale, per la ricostruzione, in qualche modo la riconciliazione di tutte le linee di azione contenute nella precedente edizione rispetto a quella attuale, in modo che il quadro rispetto a quanto fatto, quanto in corso, quanto modificato o quanto anche in alcuni casi non più portato avanti perché sono, diciamo, cambiate le carte in tavola a livello di strategia, rimanga, possa essere chiaro e ne possa rimanere traccia per tutti. L'ultima parte di ciascun capitolo è dedicata a cosa devono fare le PA. Quindi, sempre mantenendo la stessa logica fin dalla prima edizione del piano, è qui declinata la roadmap delle attività in qualche modo dipendenti dalla roadmap istituzionale, rispetto a adempimenti, compiti e attività che le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a portare avanti nel triennio di riferimento. Quindi questo, diciamo, è quello che, come si presenta il piano, ripeto, con un'aderenza al 100% rispetto al piano precedente, con l'aggiornamento temporale, chiaramente, di ciascun capitolo. Ok, allora adesso
diciamo, sono sempre io che vi parlo, però passiamo dalla struttura ai contenuti del nuovo piano. Allora, per quanto riguarda strategie e principi, se abbiamo cambiato poco della struttura rispetto al piano precedente, ancora meno abbiamo cambiato rispetto a quella che era la strategia di questo piano triennale di cui quest'anno abbiamo appena diciamo, realizzato e pubblicato l'aggiornamento. Come vi diceva anche Stelio, no? Nel momento in cui ha fatto la carrellata sulle varie strategie che si sono susseguite nel tempo, tra la strategia, questa qui che vedete qui, che di cui adesso leggeremo insieme, e che era nata col precedente piano e l'attuale c'è una sostanziale continuità, cioè tra i documenti strategici emanati a livello governativo dal precedente ministro per l'innovazione e l'attuale c'è sicuramente una continuità, come c'è una continuità anche nella declinazione che questi diciamo, obiettivi generali erano stati che questi obiettivi in generale individuati nel piano triennale, una continuazione anche all'interno del PNRR stesso, ma ed è giusto ed è logico che sia così. Quindi anche il piano triennale per l'informatica deve contribuire a uno sviluppo di una società digitale, una società che sviluppi la cittadinanza digitale, che quindi che dove i servizi siano pensati e costruiti mettendo al centro i cittadini e le imprese. E tutto questo tenendo presente che una spinta, la prosecuzione, un'accelerazione verso la digitalizzazione non solo della pubblica amministrazione ovviamente, ma anche quella della pubblica amministrazione, deve comunque mantenersi sempre sostenibile e inclusiva. Cioè non basta che digitalizzare, non basta semplificare ovviamente, ma bisogna farlo nel rispetto e nella considerazione che deve essere uno sviluppo sostenibile e adatto alle differenze, alle disomogeneità, alle condizioni particolari delle persone, delle comunità e dei territori. Sicuramente, diciamo, l'accelerazione che un po' si vuole dare, no? A livello di standardizzazione, innovazione, sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici può servire anche da volano e dà impulso alla diffusione delle nuove tecnologie in generale nel tessuto produttivo italiano. Mi sono resa conto di dover accelerare un po'. Allora, principi. Allora, su questo mi soffermo poco, non perché non siano importanti, ma perché i principi che vedete qui declinati e che sono sicura a voi sono più che familiari, sono dei principi che guidano fin dall'inizio, diciamo, l'agenda digitale sia a livello europeo che a livello nazionale. Non sono solo loro, sono sempre gli stessi e ogni edizione del piano li ha come faro, nel senso che poi come vengono declinati gli obiettivi, i risultati e le linee di azione, deve essere una sintesi rispetto a questi principi che vedete qui riportati e che ovviamente vedete anche esposti nell'aggiornamento del piano triennale. Veniamo un attimo alla veloce carrellata sui contenuti. Allora, abbiamo detto che questa slide forse è molto densa, forse possiamo passare alla prossima, però vado veloce anche su questa. Capitolo dedicato ai servizi. Su che cosa si concentra? Si concentra su un miglioramento, diciamo, della capacità di erogare e generare servizi digitali di qualità, migliorandone essenzialmente l'esperienza d'uso e l'accessibilità e, novità di quest'anno, favorendo, diciamo, la realizzazione anche di quanto previsto dal regolamento sul Single Digital Gateway. Per quanto riguarda il patrimonio pubblico, i dati,
quindi della pubblica amministrazione, è fondamentale dare impulso alla condivisione e il riutilizzo dei dati sia tra le PA, tra le diverse pubbliche amministrazioni, sia tra PA, cittadini e imprese, per il rispetto del principio once only, e per soprattutto la realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati di interesse nazionale. E ovviamente sempre massima attenzione dedicata anche alla qualità dei dati e quindi diciamo, la produzione, l'erogazione, la fruizione di dataset in formato aperto e di qualità, quindi rispondenti agli standard europei. Il capitolo piattaforme è un po' il cuore del piano, cuore pulsante del piano triennale, perché è il capitolo dove c'è si condensa la massima parte di quell'attività di razionalizzazione di procedure, di applicazioni, che è un po' il cuore poi di tutto il processo di trasformazione digitale. Quindi, come sempre, nel capitolo piattaforme si fa un focus sulle piattaforme che già esistono e che si stanno evolvendo e che devono continuare a evolvere, come ad esempio il fascicolo sanitario elettronico e la piattaforma Noi PA. L'attenzione ovviamente anche alzare i livelli di utilizzo, di adozione delle piattaforme cosiddette mature, quindi la parte di credenziali di identità digitale come SPID e CIE, la piattaforma ovviamente PagoPA e l'APIO, ma anche altre. Nonché l'attenzione alla realizzazione di nuove piattaforme che abilitino nuovi processi e nuovi servizi standardizzati come INAD e la piattaforma notifiche su cui torneremo dopo, che servirà quindi a semplificare tutte le attività di notifica attraverso l'utilizzo del domicilio digitale. Per quanto riguarda le infrastrutture, le novità più grandi riguardano chiaramente quanto previsto e quanto si realizzerà anche e soprattutto grazie ai fondi del PNRR per quanto riguarda il consolidamento e la migrazione a cloud delle infrastrutture e lo sviluppo dei servizi in cloud qualificati. Ovviamente tutto questo dovrà continuare a essere accompagnato da un'attenzione alla connettività per tutte le pubbliche amministrazioni. L'interoperabilità è sicuramente un'altra parte, diciamo, in questa edizione, un ambito di grande importanza per quanto riguarda le attività da fare da qui ai prossimi anni. Il modello per l'interoperabilità, definito da AGID, è stato, diciamo, completato in tutte le sue componenti e regole tecniche. C'è uno scambio continuo con tante amministrazioni per un aggiornamento, delle linee guida per l'adozione del modello di interoperabilità AGID. E sono le stesse regole che stanno, diciamo, alla base, della costruzione del catalogo delle API, delle interfacce di servizio, attraverso la quale raggiungere pienamente un'interoperabilità tra le diverse base dati. Capitolo sicurezza importantissima, l'attenzione sempre dedicata all'aumento della consapevolezza di quelli che possono essere i rischi cyber all'interno della propria struttura e la continua promozione all'utilizzo di strumenti per rendere i portali istituzionali delle PA sempre più sicuri. La parte di governance, come dicevamo, attenzione viene dedicata alle leve, che sono gli strumenti per l'innovazione, come gli appalti innovativi e allo sviluppo delle competenze digitali a tutti i livelli. La governance in senso stretto del piano focalizza l'attenzione sul consolidamento del ruolo dell'RTD e sulle attività appunto di monitoraggio del piano stesso.
Qui, come vedete, sono declinati per ciascun capitolo, i diversi obiettivi e risultati attesi. Vi faccio solo notare molto velocemente, visto che poi comunque sono cose che sul piano sono scritte in maniera molto chiara, che sul capitolo 1 è stato introdotto un nuovo obiettivo che diciamo allinea i risultati attesi, i target quantitativi e le roadmap del piano triennale a quanto previsto all'interno del PNRR per la realizzazione del Single Digital Gateway. E questa è un po' la logica di sintesi di cui vi stavo parlando prima. Per quanto riguarda il capitolo 2, quello dedicato ai dati, si è, diciamo, rifocalizzata l'attenzione su come, scusate, le basi dati di interesse nazionali debbano esporre delle API coerenti con il modello di interoperabilità ormai definito e con i modelli di riferimento di dati a livello nazionale europeo. Attenzione quindi ai dataset, l'obiettivo, risultati sui dataset aperti di tipo dinamico che vengono rese fruibili dalle diverse amministrazioni. E ovviamente anche un'attenzione sui dati territoriali e quindi ai dataset che vengono resi disponibili secondo la logica Inspire. Per quanto riguarda la qualità dei dati, come diciamo prima, quindi comunque attività che portino a aumentare il numero di dataset con metadati di qualità conformi a tutti gli standard o comunque di tipo aperto. L'ultimo obiettivo, aumentare la consapevolezza del patrimonio pubblico e anche qui c'è una logica sempre di accompagnamento, diciamo, a una compliance con gli standard previsti. Sulle piattaforme, gli obiettivi sostanzialmente, almeno per quanto riguarda l'obiettivo 1 e l'obiettivo 2, ricalcano gli stessi risultati attesi, aggiornandoli rispetto al 2020-2022, con la novità per quanto riguarda gli indicatori legati a due nuove piattaforme in fase di progettazione e di realizzazione, che sono quella legata al sistema di gestione delle deleghe, che dovrebbe semplificare e razionalizzare la fruizione dei servizi online attraverso i soggetti delegati, e la realizzazione della piattaforma notifiche digitali. Queste due piattaforme fanno entrambe capo al Dipartimento per la trasformazione digitale, e la piattaforma notifiche dati verrà realizzata in particolare dalla società PagoPA. Vado avanti. Patrizia, mi Federica, chiama all'ordine. hai esaurito il tuo tempo, quindi Ok. esatto, ti invito alla Vado conclusione. velocissima, vado velocissima. Capitolo 4, allineamento degli obiettivi 4.1 e 4.2 a quanto previsto dal PNRR e dalla nuova strategia sul cloud per quanto riguarda i risultati e i numeri da conseguire. Vi ricordo che ci sono anche dei finanziamenti per le amministrazioni da questo punto di vista. Interoperabilità, nulla di nuovo rispetto alla precedente edizione, se non chiaramente l'aggiornamento in termini quantitativi dei target e idem per la sicurezza. Per quanto riguarda il capitolo 7 e il capitolo 8, quindi le leve per l'innovazione e il capitolo sulla governance, a parte la riorganizzazione dei contenuti di cui vi ho già detto prima, si va in continuità, si va in continuità in termini di obiettivi e risultati attesi, sia per quanto riguarda gli appalti innovativi e le competenze, sia per quanto riguarda le attività messe in campo per la promozione e il rafforzamento del ruolo degli RTD e per la coerenza nella programmazione delle PA, tra le PA e delle PA rispetto al piano triennale Agid, su cui torneremo in maniera più diffusa anche nel prossimo webinar. Io ho concluso e passo la parola a Daniela Romano. Buongiorno a tutti, sono
Sono Daniela Romano, faccio parte anche io del gruppo di lavoro che in Agid appunto si occupa della redazione del piano triennale. Con il mio intervento andremo ad affrontare quella che possiamo definire la parte più operativa di informazioni che c'è all'interno del piano. I colleghi che mi hanno preceduto hanno già illustrato appunto la genesi, la struttura e in parte i contenuti, adesso soprattutto nell'intervento che ha portato avanti Federica. Adesso vedremo appunto le linee d'azione. Cosa sono queste linee d'azione? Magari per chi ha già un po' più di familiarità con il piano triennale, sicuramente diciamo. Si può ben intuire che appunto sono delle indicazioni operative che nascono con lo scopo di accompagnare i responsabili per la transizione al digitale di ogni pubblica amministrazione al raggiungimento degli obiettivi che sono declinati all'interno del piano. Ovviamente la relazione che esiste, cioè le linee d'azione sono in stretta correlazione con gli obiettivi che vengono appunto definiti. E con le attività anche che sono in carico ai soggetti istituzionali. Quindi vengono definite appunto delle linee d'azione, abbiamo un livello di linee d'azione appunto, diciamo così, lato istituzionale, e poi delle linee d'azione a carico delle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Ovviamente il tutto in relazione con anche indicazioni, con altre linee d'azione magari contenute nel precedente piano, dal momento che si può trattare di anche di un'evoluzione, di una prosecuzione di linee d'azione contenute nei piani precedenti. Adesso faremo un breve excursus di come si sono evolute le linee d'azione all'interno del piano triennale. Allora, scusate, c'è un problema di. Ok, partiamo dalla prima slide che riguarda per l'appunto. E la prima versione del piano triennale, dove possiamo notare come appunto all'interno del piano, e sicuramente molti di voi magari lo ricorderanno, erano presenti appunto delle linee d'azione dove venivano definiti tempi, attori, la descrizione in sede della linea d'azione e l'eventuale risultato da raggiungere. Queste linee d'azione erano contenute all'interno dei singoli capitoli del piano e poi riprese in un capitolo che è stato sempre presente in ogni edizione del piano, che appunto è il capitolo Indicazioni per le pubbliche amministrazioni. E in questa slide, sulla parte sinistra, la rappresentazione di come veniva restituita l'informazione sulla linea d'azione all'interno del capitolo, proprio in questo caso il capitolo sicurezza, è come la stessa poi veniva ripresa all'interno del capitolo indicazioni per la pubblica amministrazione. Una prima evoluzione che subiscono le linee d'azione l'abbiamo con la seconda edizione del piano triennale. In questo caso abbiamo pensato di intanto diciamo rivedere, ecco, il modo in cui graficamente veniva restituita l'informazione, incominciando però a introdurre anche una codifica alfanumerica che poi sarà molto utile anche nella fase poi di monitoraggio delle linee d'azione. Questo lo vedremo poi nelle successive slide e nel successivo anche intervento di Federica. E abbiamo pensato di affiancare al modo in cui l'informazione veniva in maniera testuale resa all'interno sia del capitolo di competenze, diciamo di quella linea d'azione, sia all'interno del capitolo indicazioni per la PA, abbiamo pensato di, diciamo, affiancare anche una rappresentazione grafica. Adesso voi qui la vedete in maniera estremamente piccola, ma ovviamente, diciamo, è disponibile nella versione online del piano. Cioè quella rappresentazione appunto intesa come una timeline con le principali scadenze per le pubbliche amministrazioni. Voleva proprio essere un supporto, un ausilio per l'ufficio del responsabile per la transizione al digitale, così da visualizzare in maniera forse anche più immediata quelle che erano le scadenze da portare a compimento. Un'ulteriore però evoluzione delle linee d'azione l'abbiamo con il piano 2020-2022, quindi la precedente edizione rispetto a questa,
dove praticamente abbiamo come dire, abbiamo messo ancora di più a punto questa rappresentazione e, come vi dicevo, migliorando anche in ottica monitoraggio la codifica, che stavolta diciamo la codifica della linea d'azione, che non è più una codifica solo alfanumerica, ma è specifica per ciascun capitolo, e trasformando quella che era il concetto di timeline in una vera e propria roadmap. Queste due rappresentazioni che vedete nella parte sinistra e nella parte destra, con cosa devono fare Agid e il Dipartimento per la trasformazione digitale e poi con cosa devono fare le PA, che appunto sono le due, come dire, i due filoni su cui si muovono le linee d'azione, quindi il lato istituzionale rappresentato nella parte sinistra e il lato relativo alle azioni a carico delle pubbliche amministrazioni nella parte destra, sono strettamente connesse fra loro, per questo parliamo anche di roadmap e non più di timeline. Quelle che adesso vi faccio vedere, ma in maniera veramente molto veloce, perché le potete anche ritrovare ovviamente all'interno del piano, della versione online del piano, sono appunto queste roadmap. In particolare, qui facciamo un salto direttamente all'ultima edizione del piano triennale. Quindi parliamo di roadmap 2021-2023. Abbiamo deciso di optare per diciamo una rappresentazione che fosse che tenesse conto sicuramente diciamo della distinzione in cluster tra appunto linee d'azione che potessero essere riferite a tutte le pubbliche amministrazioni, oppure ai tre principali cluster, quindi magari pubbliche amministrazioni centrali, regioni e province autonome e pubbliche amministrazioni locali. E abbiamo le tre annualità, ovviamente, di riferimento, quindi dal 2021 al 2023, e abbiamo questa distinzione fra quelle linee di attività o linee d'azione dove è possibile, diciamo, individuare dove diciamo, si parla di una linea d'azione che può prendere avvio da un certo momento in poi, e delle linee d'azione invece dove vengono delineate delle scadenze, quindi un'attività da portare a compimento entro una certa data. Il tutto affiancato, ripeto, qui la slide purtroppo diciamo, non ci aiuta perché ho dovuto rimpicciolire per far entrare tutta la roadmap. Nella parte in basso a destra ritroviamo poi una leggenda creata apposta per identificare anche in maniera grafica le linee d'azione in rapporto al capitolo di competenza. Per quanto riguarda la roadmap 2021-2023 per tutte le PA, in questo caso ci riferiamo a quelle linee d'azione che diciamo, si riferiscono alla pubblica amministrazione in toto, quindi senza diciamo, distinzione rispetto ad quelle che possono essere linee specifiche soltanto per uno dei tre cluster di cui parlavamo in precedenza. Qui, per esempio, ho portato soltanto la prima, vedete, diciamo, si parla di diciamo, le azioni 2021-2023 per tutte le pubbliche amministrazioni, una di quattro, quindi dovete immaginare e potete andare ovviamente a ritrovare all'interno del piano le successive tre. E poi abbiamo appunto una roadmap 2021-2023 con linee di azione diciamo strettamente a carico di pubbliche amministrazioni centrali, e la stessa cosa avviene con le roadmap per regioni e province autonome e per le pubbliche amministrazioni locali. Questa specifica roadmap appunto contiene linee di azione solo a carico di questi due cluster. Come dicevamo nella parte iniziale di questo mio intervento, le linee d'azione sono strettamente correlate al capitolo, all'obiettivo, scusate, all'obiettivo e quindi ovviamente agli obiettivi dei vari capitoli, e sono connesse con le roadmap istituzionali. E qui in questa schermata poi abbiamo in particolare un focus con questi ovali rossi sulle linee d'azione. Adesso entreremo un attimo nel dettaglio e vedremo appunto questa connessione
sia con l'obiettivo che con la roadmap istituzionale. Abbiamo preso ad esempio il capitolo appunto sulla sicurezza informatica e il primo obiettivo del capitolo sulla sicurezza informatica, l'obiettivo 6.1, aumentare la consapevolezza del rischio cyber, la Cyber Security Awareness nelle pubbliche amministrazioni. Bene, noi abbiamo all'interno della roadmap istituzionale, quindi la roadmap con cosa deve fare Agid e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in questo caso, abbiamo una linea d'azione con un termine che è dicembre 2022, e termine entro il quale diciamo, Agid in questo caso, e lo vedete diciamo, tra parentesi, prima della codifica alfanumerica della linea d'azione. Diciamo, il soggetto tra parentesi indica proprio il soggetto istituzionale che ha la responsabilità di quella linea d'azione. Quindi, entro dicembre 2022, Agid dovrà emanare le linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per ricerche di prossimità. Bene, guardate subito sotto la roadmap invece per le pubbliche amministrazioni. Ecco lì, proprio in riferimento a questa attività. Si dice che da gennaio 2023 le PA che intendono istituire i CERT di prossimità dovranno fare riferimento alle linee guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità. Esattamente, diciamo, ecco, una conseguenza diciamo, della realizzazione di quella linea d'azione contenuta nella roadmap, istituzionale. La successiva slide, diciamo, fa il riepilogo perché, diciamo, appunto, vediamo come, qui occorrerebbe poter fare un po' lo zoom, ma poi ovviamente avrete a disposizione le slide, come appunto in questo caso la roadmap delle pubbliche amministrazioni, e in questo caso noi abbiamo preso la CAT6.PA.LA03 come linea d'azione, sia connessa con la roadmap istituzionale, in quel caso CAP6.LA04, che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo individuato all'interno di, in questo caso, del capitolo per la sicurezza informatica. Quindi questo a sottolineare proprio come quelle indicazioni operative non siano indicazioni così, solo dei suggerimenti o dei diktat a seconda di cosa di come è espressa, diciamo, la formulazione della linea d'azione, ma è proprio diciamo, uno strumento per raggiungere poi l'obiettivo che viene definito all'interno del piano, quindi diciamo, diventano dirimenti come attività. Quest'anno una novità che abbiamo pensato sempre di introdurre a favore, diciamo, dell'utente che si trova a dover, diciamo, sì, leggere le linee d'azione e diciamo, a portarle magari a compimento laddove abbia proprio una responsabilità, per esempio in quanto RTD o facente parte dell'ufficio RTD. E abbiamo pensato di integrare proprio l'edizione 2021-2023 del piano con un documento sullo stato di attuazione delle linee d'azione. Quindi proprio come un supporto informativo per una lettura di sintesi, anche per comparare le varie linee d'azione contenute all'interno di questa edizione con linee d'azione che magari erano previste nel precedente piano. All'interno di questo documento che è disponibile online e che potrete poi, diciamo così, raggiungere anche da un link messo in basso dopo la figura a sinistra che rappresenta la copertina del documento, abbiamo individuato alcuni status che possono rappresentare proprio lo status di attuazione, quindi il punto, diciamo, in cui è arrivata, diciamo, la realizzazione di quella linea d'azione del piano 2020-2022. Per esempio, abbiamo delle linee d'azione che sono state concluse e per questo motivo non si ritrovano più nel nuovo piano. Abbiamo delle linee d'azione in corso, perché per esempio diciamo, la scadenza entro la quale dovrà essere
realizzata quella linea d'azione, è una scadenza che è andata oltre, diciamo, che andava oltre la pubblicazione del piano o in questo caso anche di questo documento. Alcune linee d'azione che sono state ripianificate, quindi abbiamo magari appunto c'è stata una ripianificazione in termini proprio di tempistiche rispetto alla realizzazione della linea d'azione, in alcuni casi una riformulazione, quindi in quel caso appunto ritroviamo lo status riformulata, magari proprio per essere più coerenti con nuovi obiettivi e strategie definite all'interno del piano. E poi abbiamo le linee d'azione proprio nuove, completamente nuove, quindi non presenti nelle precedenti edizioni. Abbiamo affiancato allo status, diciamo, di attuazione della linea d'azione anche laddove la linea d'azione si è conclusa. Abbiamo pensato fosse molto utile per l'utente anche verificare cosa avesse generato la conclusione di quella linea d'azione. Laddove, per esempio, ci sono stati magari dei rilasci, dei materiali, anche delle risorse web consultabili, disponibili, o laddove abbiamo appunto degli output informativi, dei brevi commenti, dei link di riferimento dove trovare alcune informazioni. Ok, questa è l'ultima slide del mio intervento in cui semplicemente vi mostro, scusate, c'è stato un clic in più. In cui semplicemente vi mostro così, un estratto di questo documento di cui vi dicevo. In questo caso abbiamo il capitolo 1 servizi. Accanto a ciascuna linea d'azione abbiamo appunto lo status e in risultati e output possiamo appunto verificare quello che vi ho appena detto, quindi la possibilità di rintracciare proprio che output magari è stato generato a seguito della conclusione di quella linea d'azione in termini, ripeto, o di informazioni, magari in alcuni casi viene specificato che non c'è stato magari un vero e proprio output, ma come cosa ha generato la conclusione di quella linea d'azione. In altri casi abbiamo un output magari ben definito, per esempio delle linee guida che sono state pubblicate. Io termino qui il mio intervento e passo la parola a Federica per successivo blocco informativo. Eccoci qua, sì, grazie Daniela. Rapidamente, come funziona il monitoraggio del piano triennale? Alcune cose ve l'ho già anticipate. Il sistema di monitoraggio del piano triennale si compone sostanzialmente di tre livelli di monitoraggio: la misurazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, quindi attraverso quel sistema di cui vi ho parlato prima, degli RA, dei risultati attesi e dei relativi target. E secondo livello di monitoraggio è la verifica del saldo, dello stato d'attuazione delle linee di azione, e questo anche ne avete un riscontro sia dentro il piano triennale sia in documenti allegati, e poi vi dirò anche come sono a livello di sito. Il monitoraggio dell'andamento della spesa, altra attività che storicamente accompagna la redazione e l'aggiornamento del piano triennale, è una survey sul campo che coinvolge circa 75 PA centrali locali, sulla quale siamo sempre noi che la facciamo, ad analizzare i principali trend e le scelte effettuate in termini di investimenti e di progettualità da questo panel di amministrazioni. In questo modo, diciamo, questi tre livelli di monitoraggio, finalmente entrati tutti e tre in esercizio, permetteranno quindi di consolidare e di anche supportare l'attuazione stessa del piano, ma probabilmente anche di supportare il monitoraggio di altri piani che, come abbiamo visto, hanno degli ambiti di sovrapposizione. E come vi dicevo, quindi i tre livelli, dove trovare le informazioni riferite a questi tre livelli del monitoraggio. Per quanto riguarda il monitoraggio degli RA, dei risultati attesi e dei relativi target, è disponibile sul sito AGID, sempre nella sezione dedicata al piano triennale, il collegamento
al sito, alla pagina del sito dove sono esposti e dove verranno anche aggiornati a breve i dati di monitoraggio. Per quanto riguarda il monitoraggio dello stato avanzamento, quindi un monitoraggio più di realizzazione di azione, che viene al momento attuato attraverso degli strumenti come checklist. Questo ne avete conto sia all'interno del piano triennale stesso 21-23 per quanto riguarda le linee d'azione istituzionali che si sono concluse rispetto all'emanazione del piano precedente, quindi in questo anno, anno e mezzo di tempo. E c'è un dettaglio maggiore in un altro documento che al momento è solo un documento consultabile, ma che andrà a integrare e alimentare il sito di monitoraggio per quanto riguarda tutte le linee di azione previste dal precedente piano. Per quanto riguarda il monitoraggio della spesa, che tra l'altro vi anticipo sarà oggetto dell'ultimo dei tre incontri di questo ciclo, vi illustreremo i risultati raggiunti con la rilevazione effettuata nella seconda metà dell'anno scorso, del 2021, il cui report è anch'esso disponibile online per la consultazione. E anche questa è un'attività periodica che Agid porta avanti, e quindi questo è già il quarto report sulla spesa che viene pubblicato. Io non so se c'è altro, va bene, questo è per graficamente farvi vedere dove si trovano questi oggetti, quindi il sito del monitoraggio con i numeri sui target, e questo è il report, insomma l'indirizzo che dove potete recuperare il report sulla spesa, di cui parleremo più diffusamente appunto nell'ultimo dei tre incontri. Vi saluto, credo in parte rispondendo anche ad alcune domande, anticipandovi che il secondo incontro, quello della prossima settimana, riguarderà proprio un format, un modello standard per la redazione del piano triennale che noi, insieme a un gruppo di 10 amministrazioni pilota, abbiamo diciamo messo a punto, abbiamo coprogettato e che adesso è pronto nella sua edizione primordiale e verrà presto pubblicato anche questo sul sito e poi ne parleremo più diffusamente venerdì prossimo con una serie anche di attività ad esso collegate e con la presenza di una delle amministrazioni che ci ha accompagnato in questo percorso di definizione che vi riporterà dal suo punto di vista che cosa è questo modello standard per la redazione del piano triennale. Io vi ringrazio e a questo punto penso possiamo passare a rispondere alle domande. Allora, per quanto riguarda il format, appunto, credo di aver risposto, insomma, ne ho viste alcune sparse, diciamo, che chiedevano appunto informazioni. Diciamo che finalmente aggiungo questo riguardo al format. Rispetto all'evoluzione che ha avuto il piano triennale stesso e al suo consolidarsi nella forma attuale, diciamo, questo ci ha dato la tranquillità e anche lo spazio mentale per pensare a come trasferire questo modello ormai consolidato, quale fosse la via migliore per trasferirlo e in questo modo creare quel famoso raccordo tra le pianificazioni a livello centrale e con le altre amministrazioni. Quindi su questo ne parleremo appunto diffusamente. Per quanto riguarda chiarimenti sulla vigilanza e sanzioni, non so se vuoi, Stelio, vuoi rispondere tu, così ci alterniamo un po'. Un po' di domande, ad esempio di Marco Rubin che poneva il tema della vigilanza. Ho visto che anche Viviana De Paola, che è una nostra collega, ha risposto e fornito i riferimenti ai link, quindi in chat al nuovo regolamento. Chiaramente, cioè, il nuovo articolo 18 menziona anche il piano triennale. Poi è ovvio che, come dicevamo, cioè, non è che Agid starà lì con la tagliola in attesa che un ente non
porti a termine un'azione. Il modello, come ha potuto vedere chi ha letto il regolamento, ovviamente è improntato ad una vigilanza collaborativa, quindi l'idea è di lavorare insieme nella direzione di riuscire a portare avanti queste azioni. Non sarà, cioè, ovviamente Agid può anche adottare delle sanzioni, ma non, il modello non è quello di voler necessariamente adottare delle sanzioni. Insomma, spero di aver risposto e di aver dato il senso di come si procederà. Poi chiaramente, ovviamente, magari anche sul tema ci saranno specifici approfondimenti, perché ovviamente è un tema estremamente complesso, quindi appena sarà possibile, anche, cioè, potremmo anche pensare di organizzare qualcosa di specifico sul tema. Oltre alla vigilanza, avevo risposto a qualche domanda invece in chat. Volevo fare, ho visto che molte persone hanno chiesto sui bandi del PNRR. Abbiamo fornito il link. Chiaramente non è un tema di competenza specifica e diretta di Agid. Il link è quello del sito PA Digitale 2026, in cui chiaramente sono indicate tutte le roadmap e tutte le modalità per l'accesso ai bandi che sono state previste. Provo a scorrere qualche altra domanda sulle sanzioni. Ok, sulla questione delle misure minime avevo risposto. Attualmente sono ancora vigenti quelle del 2017. Da piano triennale è previsto che cioè, l'agenzia entro dicembre 2022, poi chiaramente se non cambieranno cose a livello di governance, aggiorni queste misure minime, quindi sarà disponibile poi anche per le amministrazioni un aggiornamento del documento nel momento in cui appunto Agid le adotterà. Sul tema della cyber security è previsto un intervento specifico, c'è un capitolo specifico sul tema della sicurezza informatica. Ovviamente anche da questo punto di vista, come diceva Federica nel suo intervento, la redazione del piano triennale risente molto di quella che è la governance complessiva. È stato scritto in una fase in cui stava in quel momento nascendo la nuova Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, quindi ovviamente anche cioè, nei prossimi aggiornamenti sarà sicuramente un soggetto che sarà coinvolto nella redazione del piano e quindi si potrà sviluppare anche da questo punto di vista. Poi non so, Fede, se c'è altro a cui vuoi rispondere. Ci chiedeva il regime sanzionatorio è sicuramente utile nei confronti di quella dirigenza che ricusa il digitale, ma bisogna osservare il contesto in maniera l'amministrazione ha spesso poche risorse economiche e umane, non è semplice attrezzarsi in tempi brevi. Infatti, diciamo, questo un po' Stelio vi ha già anticipato che l'idea che si sta realizzando e che in parte è anche già descritta nel regolamento di attuazione della vigilanza sugli obiettivi digitali è proprio quella di in realtà di un accompagnamento in qualche modo, no? Di un capire criticità e situazioni specifiche e trovare una strada per superarle. L'obiettivo non è la sanzione, l'obiettivo è raggiungere l'obiettivo, appunto, il conseguimento del risultato, perché è quello il vero obiettivo comune a tutti, che è comune all'interno del piano triennale, che è declinato esattamente in obiettivi e risultati, ma è comune anche poi al rispetto all'adeguamento a linee guida e regole tecniche, che sono poi l'altra faccia, diciamo, di questo aspetto della vigilanza. C'è poi un collega, che Maurizio Coppola, che sposta i termini e il discorso su un argomento molto interessante, che è quello della sostenibilità, no? Dei servizi e degli strumenti digitali in termini anche di consumo energetico, quanto mai, diciamo, attuale in questo momento come tematica, e sicuramente è un buon punto di attenzione. Cioè, attualmente il piano, le metriche e le metodologie non si concentrano, proposte nel piano, tolte alcune cose che sono ovviamente conseguenze, no? In ogni caso, quando si
si razionalizza, si virtualizza, si standardizza, in qualche modo comunque si risparmia, no? Questo è abbastanza un dato di fatto a 360 gradi, però sicuramente è un'attenzione che da adesso in poi, man mano che diciamo l'adozione di strumenti e servizi digitali diventa più pervasiva sul nostro territorio, è importantissimo anche che anche il piano triennale faccia la sua parte in quanto a indicazioni di sostenibilità per l'ambiente e sostenibilità energetica, ovviamente. Maria Rita Gatto, siamo tenuti come assemblea legislativa a compilare il piano in tutte le sue parti. Questo, sempre anche di questo riparleremo meglio nel prossimo incontro, quello di venerdì prossimo, e vi daremo una serie di indicazioni. Quello che sicuramente vi posso anticipare è che i piani triennali delle altre amministrazioni, appunto che non siano AGID o il Dipartimento, non devono essere la fotocopia del piano triennale AGID e tantomeno devono per forza essere appunto compilate in tutte le sue parti, ma assolutamente in maniera funzionale a quella che è la strategia di ciascuna amministrazione. La strategia, le scelte, le risorse, le criticità, insomma, comunque ci torneremo successivamente. Marcello De Barca, nel piano si fa menzione a IBSI e IBS al fine di realizzare. Allora, no, allora qui siamo su un aspetto di scelta tecnologica, probabilmente, qualcosa che è un po' molto di back office rispetto a quelle che possono essere le finalità di un documento come il piano triennale. No, quindi non ci sono questi elementi, non sono tra questi degli elementi ricompresi nelle indicazioni che vengono fornite a livello di piano. Cyber Security, non so se Paola Sorci si è già risposto tu, non prevede fondi diretti ai comuni se non sbaglio, quindi non ci saranno interventi vigilanti sovraordinati. Allora, sicuramente c'è in generale nel PNRR su tutti gli interventi, c'è una sorta di catena, no? Nel senso, fino ad arrivare al livello centrale. E è possibile che anche su questi aspetti di cyber security, sia stata fatta una scelta in questi termini. Tenete conto che adesso col fatto che esiste un'agenzia dedicata alla cybersicurezza nazionale, diciamo molte delle attività e anche delle indicazioni operative, non faranno più capo ad AGID e verranno, diciamo, rese appunto fruibili. Quindi non ci vogliamo neanche, diciamo, pronunciare in un campo che comunque esce fuori oramai da quelle che sono le attività più propriamente di AGID. Però sicuramente tenendo d'occhio la piattaforma, in cui ho già visto che è stato condiviso il link in chat della piattaforma attraverso la quale chiedere l'erogazione dei fondi PNRR, probabilmente lì sono contenute le indicazioni che al momento sono disponibili, perché tenete conto, ma penso lo sappiate tutti, che comunque non tutto il PNRR è ancora a un livello di dettaglio da essere di iniziativa cantierabile, cioè nel senso ci sono ancora delle progettazioni in corso. La necessità delle PA di fruire di servizi di qualità per il raggiungimento degli obiettivi con l'ausilio di risorse. Allora, Antonino Campo, l'ausilio di risorse interne e esterne presuppone l'acquisto di servizi di qualità adeguata e garantita, che via via saranno forniti solo da grossi gruppi strutturati che poco alla volta ingloberanno la piccola concorrenza. So, come spesso accade, che una sorta di egemonia del settore, spesso coincide con l'abbassamento del livello qualitativo del servizio, non sarebbero assolutamente no. E infatti, in questo senso, per esempio, per quanto riguarda
riguarda la qualificazione in cloud dei provider di servizi in cloud, la strategia recentemente emanata e che è stata oggetto di attenzione anche a livello europeo, motivo per il quale il piano ha subito questa diversa fase di pubblicazione e di emanazione formale, e dicevo proprio per scongiurare che si verifichino queste situazioni, si stanno rafforzando quegli elementi di qualificazione e certificazione, perché è inevitabile sì che si verificheranno delle concentrazioni a livello di forniture. Ma questo, diciamo, è come dire, in questo momento non possiamo pensare a un'altra soluzione, anche perché l'importante è che siano rispettati gli standard di qualità. Antonella Russo, azioni mirate alla sicurezza specifica e concrete, penetration test, eccetera, comportano ad oggi costi altissimi, assolutamente insostenibili per i comuni. Nel PNRR è previsto un finanziamento e anche qui torno a bomba su quanto vi ho detto prima. Bisogna guardare dentro il PNRR. Noi su alcuni aspetti, diciamo, non scendiamo così nel dettaglio. Ripeto, in alcune delle missioni del PNRR e sulle varie componenti, gli interventi sono a step, insomma, sono a una fase di maturità disomogenea, cioè in alcuni casi c'è una chiara pianificazione del tipo di finanziamenti che possono essere richiesti, in altri casi anche meno. Su questo della sicurezza, in particolare sulla possibilità quindi di effettuare delle azioni mirate per migliorare la sicurezza, occorre probabilmente documentarsi, appunto, ripeto, sul sito. Allora, qui non so se poi Daniela. Non capisco questa domanda. Quindi, Domenico Festa, quindi entro dicembre 2022 vi è obbligo di aggiornamento. Ah, ok, perfetto. Sì, Allora. in generale ho. Nel mentre che rileggi, ho Sì. messo in chat un po' di link per tutta la questione dei fondi. Chiaramente, come ha detto Federica, il sito di riferimento è quello e è suddiviso già in vari ambiti. Ovviamente poi ho messo qualche link in modo direttamente. Ok, forse sarebbe un incontro proprio sul PNRR e su quanto previsto e come previsto. Altre domande ci sono. Patrizia Saba, ci sono molte risposte e spunti di riflessione anche nella chat. Sarà possibile rileggere i messaggi, avere risposte ai quesiti posti? Sì, per quanto riguarda noi, sì. Poi magari ci organizziamo con Formez per cercare di lasciarvene traccia nella maniera più semplice possibile. Giovanni Roccabianca, come verranno gestite le cabine di regia per progetti che coinvolgono più enti contemporaneamente? Quali metodi condivisi e chi coordinerà il tavolo di lavoro? Qui possiamo parlare di cabine di regia su quale argomento? Non so se questa domanda è stata posta mentre parlavamo di un argomento specifico. Perché così un po' estrapolata dalla chat, forse non riesco a ricollocarla, diciamo. Di quali cabine di regia stiamo parlando? Non so se la persona può rispondere in chat, cioè su quale argomento più che altro. Intanto vado avanti, eh. Dato che, ecco, c'è una seconda parte, scusate, non avevo visto. Dato che il cittadino è al centro, ci saranno strumenti per fare indagini etnografiche, interviste, test utente in modo da progettare piattaforme inclusive. Beh, esistono
sia sulle due community, insomma, su designers e developers, le due community che penso che conosciate. Esistono kit di strumenti di progettazione dei servizi e dei siti. Sono, diciamo, aspetti molto molto specifici quelli che ci vengono chiesti. Se ne volete avere conferma, al di là di andare appunto a verificare all'interno delle due community, possiamo mettervi in contatto con il referente Agid, che è Claudio Cereghin, che forse avete già incontrato anche su questi schermi, che sicuramente potrà darvi in maniera esaustiva informazioni sul tipo di strumenti che sono contenuti in questi kit di progettazione e design. Ok, questo me lo segno. Sì. Al tema, ad esempio, dei test di Ah, usabilità, con l'obiettivo di sì. farne sempre una maggiore diffusione, ma ovviamente anche a tutto l'ambito di sviluppo dell'accessibilità. Quindi, diciamo che temi che nel capitolo Sì. servizi del piano, appunto, poi con riferimento a strumenti specifici, quelli delle community, sono ampiamente trattati e sono ampiamente tenuti in considerazione. Esatto, sì, cioè, per avere informazioni su più puntuali sicuramente all'interno della community ci sono e se non dovesse bastare sicuramente si può fare riferimento anche in Agita a chi si occupa appunto di usabilità e di accessibilità. Ilenia Incerti, potrebbe dare per favore qualche riferimento sulle fonti di finanziamento per il passaggio al CAUDE a cui faceva riferimento durante la presentazione? Sì, anche queste sono in parte indicate nel piano stesso. C'è il link ai due sub-investimenti che sono dedicati, uno al consolidamento e l'altro alla migrazione. E ora a memoria non ricordo il codice, ma nel piano sono indicati in maniera chiara e sempre sulla piattaforma PA Digitale 2026 c'è poi diciamo lo schema, lo spazio dedicato alle modalità di finanziamento. Si tratta di finanziamenti abbastanza corposi perché tra le due attività, quella diciamo dedicata alle infrastrutture e quella dedicata alla migrazione, sono quasi 2 miliardi di euro nel PNRR che vengono dedicati a questi due sub-investimenti. Non so se al volo Stelio ce l'abbiamo, riferimenti, quelli contenuti nel piano, insomma, quantomeno. O Daniela, chi ce l'ha? Sentite, vi interrompo perché, Siamo scusate, fuori perché tempo i massimo. riferimenti li possiamo. Io, siamo fuori tempo massimo, questi slot li dobbiamo mantenere perché ci sono eventi che sono stati programmati dopo Certo. questo. Quindi io vi direi di recuperare a seconda delle domande tutti quelli che possono essere i link interessanti, oltre a quelli che avete già dato, perché noi li pubblichiamo sulla pagina di Eventi PA da cui i nostri partecipanti si sono iscritti e proponiamo degli approfondimenti eventualmente sulla base delle domande che sono state poste proprio in quella pagina. Possiamo mettere appunto un documento in PDF in cui si recupera Perfetto. tutto questo. Io appunto mi vedo costretta a chiudere perché sono già le 11:33 e vorrei ringraziare tantissimo i nostri relatori. Vi rimando sempre alla pagina di Eventi PA per ritrovare sia le slide sia la registrazione di questo evento. Diciamo a distanza di poche ore, forse domani trovate la registrazione di questo evento e visto che qualcuno chiedeva di poter rileggere anche la chat, nella registrazione potete rivedere appunto tutti gli interventi che sono stati fatti in chat.
Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 10. Vi rimando al tema del secondo webinar che riguarda proprio il format del piano triennale e i risultati della sperimentazione e l'illustrazione delle linee guida per l'utilizzo. Vi ringrazio molto per aver partecipato. Vi ricordo appunto di consultare la nostra pagina su Eventi PA, di cui vi abbiamo più volte messo il link in chat per tutti gli approfondimenti a cui vi hanno riportato i nostri esperti di oggi. Allora, grazie Stelio Pagnotta, grazie Daniela Romano, grazie Federica Ciampa e al prossimo webinar. Grazie Grazie a mille. voi, a presto. Arrivederci.